Abbiamo fatto per 3 anni un po' uno scouting a 360 gradi, oggi i nostri sforzi si stanno concentrando praticamente sul mercato francese, quello dell'Europa dell'Est, la Turchia e un po' di Golfo. Queste sono le cose che stiamo approfondendo, abbiamo già fatto diverse gare, ci sono diverse iniziative. Quindi pensiamo, come dicevo precedentemente, che il 2018 possa essere un anno non solo simbolico da questo punto di vista, che quindi Rekip, che è anche un nome in sintonia con le strategie di internazionalizzazione, possa avere quindi alla fine del 2018 mettere un numero non simbolico sul bilancio consolidato. Quotazione in borsa è sempre un elemento che abbiamo all'orizzonte, certo oggi non ci sono obiettivi di questo genere con traguardi di breve periodo, però l'osservatorio sulla borsa per quanto riguarda Mountain Coop non è mai stato perso di vista. Immagino una società che da una parte è in grado di mantenere il ruolo di leader nel mercato nazionale, sarebbe sbagliato non avere un'attenzione, dicono i buoni, come posso dire, osservatori di economia, mai abbandonare il mercato tradizionale, però con ambizioni, come dicevi, anche con una visione un po' più internazionale, con una visione un po' internazionale, con la possibilità anche di, come posso dire, di fare delle start-up anche innovative, quindi una società che da questo punto di vista ha l'ambizione di continuare a mettere innovazione sul mercato come abbiamo fatto fino adesso. Sulla sanità noi abbiamo l'obiettivo di consolidarla, però abbiamo anche iniziative importanti, abbiamo fatto una startup che si chiama Eugenio e che ha come obiettivo di fornire i servizi di facility direttamente alle famiglie, quindi è una società che ha un anno di vita e che pensiamo possa essere un buon concorrente con quello che oggi è presidiato dal lavoro sommerso.